Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si torna su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, serie di Yu-Gi-Oh! 5Ds. Avevo proprio voglia di farmi un bel duello quest'oggi, quindi iniziamo subitissimo con Duello per la Redenzione. Direi che i tempi sono fin troppo maturi per terminare Yu-Gi-Oh! 5Ds, no? Il Team 5Ds fu vittorioso, sì, abbiamo appena sconfitto il Team Unicorn. La loro prossima partita era contro il Team Ragnarok e le loro potenti carte Aesir, tre carte che si diceva potessero rivaleggiare il potere degli dèi. Wow, guarda che tipi! Secondo me è troppo anche per gli standard di Yugi, ma il primo duello fu tra Jack Atlas e Dragan. Dragan, Jack Atlas per intero, proprio... Dragan, finito. Vediamo un po' che fai, Dragan. Ah, ok, va per secondo. Bravo, buona scelta, bravissimo. Allora, beh, stiamo mettendo richiamo coperta. Abbiamo tutti i tuner? Sì, e questo che è? Tutti i mostri sincro, scoperti che controllo. Oh. Beh, ok. Mi attacca con... E vabbè, che ci vuoi fa? Chi è? Varys degli antenati nordici. Ah, può ancora questa. Evoco il camaleonte mascherato. Un Kamen Rider. Buono. Chi è? Ah, mette questo in difesa. Così è diritto. Ah, non mi piace. Non mi piace. Non ha ancora mostri per evocare. Ok, meglio. Meglio così. 800. Perfetto. Gli ho distrutto la difesa. Ah, segna mostri, è vero. Mi servirebbe un mostro non tuner per poter evocare il drago qui. Però di livello 4. Niente ancora. Buono. Beh, Arcidemone Folle è perfetto. Sacrifico questi due. Ottimo. Eccolo qua. Uno. Uno e due. Così si prende l'attacco bonus di questo. E sto tranquillo. Oso attivare onda esplosiva sincro? Sì. Oso. Distruggo questa. E posso distruggergli anche questi due mostri. Tutti quanti hanno attaccato. Tranquillo, zio, tranquillo. Potrei evocare un altro drago, ma... Devo appunto rischiarmi sta carta perché sennò me la fa tornare... Cosa? Ah, pure. 4, vabbè, 4 o inferiore, quindi vabbè, sto a posto. Pezzettino però, che pezzettino. L'avversario non ha fatto granché, anzi è stato piuttosto sulla difensiva, quindi è fatta. Oush. Ah, pezzettino. No, che continua ad attaccare, che sono scemo. Toh. Ha prolungato la sua sofferenza ancora per un turno usando richiamo del posseduto. È pazzo nel cervello. È impossibile, è impossibile. Non... Oh, fino all'ultimo, fino all'ultimo. Però ce l'abbiamo fatta. Oh, ingannando l'ingannatore, nuovo duello. Jack Atlas fu in grado di sconfiggere Dragan, ma perse contro Brother, il secondo duellante del Team Ragnarok. Così Crow ebbe la sua chance a Grand Prix, Crow contro Brother, e fu il prossimo incontro. Bene, secondo. Inizio per secondo. Già non mi piace. Troppa roba in campo già. Vabbè, possiamo evocare questa qui, no? Tanto lui è solo un mostro. E poi. Metto attacco di caro coperto. Attacco? Meglio così, almeno me la sono tolta dai piedi. Meglio ora che dopo. Se riesco ad andare avanti, certo. Ah, attiva l'effetto. Boom. Addio effetto, addio attacco Icaro. Va bene. E buonanotte. Ma qua, un ritorno totale. Un'altra volta la nera scirocco l'alba. Stavolta ce la facciamo? Non credo proprio. Un'altra! Due forza riflessa, io boh.
Si può fare così? No, non credo si possa fare. Non è giusto. Oh, allora. Ora, ala nera, Shura, la fiamma blu. Evocazione speciale di Gale il Turbine. E si attiva anche il suo effetto speciale. Tacchete. Questa. Evocazione speciale. Mi conviene? Non mi conviene. Per niente, poi. Un'altra forza riflessa? No, per fortuna. Ah, sì, certo. Evochiamo. Oddio. Ma questa non mi dispiace, eh. Così in attacco, in attacco, in attacco. Così attacca pure lei, attacca, vai. Beh, effetti annullati. E chi se ne avvantaggerà? Mi basta attaccarci. Oh, iniziamo insomma, no? A far. Uno era poco. Dico, iniziamo a fare danno. No, tutti quanti se l'ha ripresi. Mo pesca un'altra forza riflessa. La messa coperta, eh. La messa coperta, grave. La gloria. E la goduria. Crow e Brother terminarono il match con un pareggio. Quindi entrambi furono eliminati. La fase finale fu tra Yusei e Haldor, ingannando l'ingannatore 2. Questo è il momento decisivo perché è destinato a vincere. Chi sarà vittorioso? Chi seguirà il percorso della vittoria? Noi con gli occhi runici? No. Però quell'occhio mi acceca. O forse quelli con il marchio del drago Kremisi. Haldor, fammi un favore, non menzionare il destino. È solo tra me, te e le carte che giocheremo. Non importa nient'altro, diamoci da fare! Bravo, Yusei. Incazzato nero, dillo chiaro e tondo che il cuore delle carte non esiste e bisogna fare affidamento solo sulla propria abilità. Vediamo un po' che bel deck hai. Oh, la delle macerie, però. Mi stuzzica la fantasia. Però, drago delle macerie, devo ammettere che mi titilla la papilla, eh. Un pochino. Intanto ovviamente sintonizzare. Beh, vogliamo togliercela. Ma metto Drago delle Macerie così, coperto in difesa. E a posto. Vediamo cosa succede ora. Bene, un mostro Nordic. Ah. Buono. Tanto per cambiare. Dai, due carte coperte, bene. Sì. Doppio guerriero, ok. Qui. Guerriero rottame? No, c'è una cosa migliore che posso fare. Manda un mostro dalla tua mano al cimitero. Ok? Spiritello DD. Evochiamo. Ok, questa qui. Che mi sembra più forte, sì. Perfetto. In difesa, ovviamente. E evocazione speciale. Guerriero rottame. Uno e due. Così, guerriero rottame prende 300 bonus di attacco grazie a Pulcino Sonico. Però. Sì. E qui. Però. Io spero solo che non abbia. Ok, non ha nulla. Buono. Perfetto. È andata benissimo. Tu sei proprio. Non c'è un termine per descriverti. Non c'è. Ok,
Ma tu pensi che io mi arrendo? Ma tu pensi che io mi arrendo? Tu non hai capito niente allora. Rifacciamolo! Riproviamoci! Ma questa non te la scopro. Maledetto pezzettino di palle. E due. E ora prenditi un bel danno. Oh. Va bene. Uno. E due. Eh? Ti piace così la pasta? Parola a caso. Evochiamo un po' il drago delle macerie. Mi sollazza un'ideuzza. Per Purcino Sonico, qui. Buono tu. Allora, Battle All Phase. Distruggiamo questa. Ok. Proviamoci. Ah, perfetto. Ragazzi, attacco totale. Attacco totale. Totalitario. Haldor, il tuo regno del terrore sta per giungere a fine. Vai. Attacchiamo e distruggiamo questo. Poi. Uno. Due. Tre. E quattro. Con tutti. Con tutti ho attaccato. Oh, e anche questa seconda parte del torneo finisce. Yusei sconfisse Haldor e il Team 5Ds raggiunse le finali. Mamma mia ragazzi, che duelli incredibili. Il prossimo duello è all'inizio della fine, ma nel prossimo episodio sicuramente metterò nella programmazione della prossima settimana in modo da finire 5Ds e poter cominciare con il Let's Replay di Yo-Kai Watch 2. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione link per Instagram e Telegram, e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.